Allora, una delle icone dell'industria pratese è rappresentata senz'altro dal cementificio Marchino, anche se paradossalmente è una delle attività diverse da quella prevalente pratese, che era notoriamente l'industria tessile. Il cementificio Marchino nasce intorno al 1927 e ad attivare questo cementificio è Ottaviano Marchino, che arriva da Casale Monferrato. Arriva qui sul Pratese, in realtà per dei motivi piuttosto forti, piuttosto importanti. Intanto perché sul massiccio della Calvana esiste, diciamo, questa grande formazione calcarea e nella fattispecie la Marna con cui appunto, si realizza il cemento. Marchino non è il primo ad arrivare in questa zona, in quanto già nel 1921 si era attivato un primo cementificio a Vaiano. Poi esisteva l'altro cementificio importante, che era il cementificio Valmarina, che aveva la sede proprio vicino alla ferrovia, alla stazione di Calenzano. Ma diciamo, l'episodio del cementificio Marchino è senz'altro quello più importante e quello più duraturo. Infatti, quando lui arriva qua nel 1925, acquista subito delle grandissime proprietà sul monte della Calvana, perché appunto è lì che avrebbe scavato la sua Marna. Però, a differenza degli altri cementifici che scavavano a cielo aperto, lui ha un sistema che è quella dell'escavazione in galleria, in quanto riesce ad inseguire in una certa misura quello che è il filone più puro della Marna e quindi non ha necessità di essere sottoposto poi a una successiva cernita per averla pura. E fa anche azioni, diciamo, di contrasto rispetto alle altre realtà imprenditoriali che esistevano. Infatti, si premura di acquistare tutta la parte dove costruirà lo stabilimento, ma anche tutta la parte che stava intorno ai banchi di escavazione della società Valmarina per limitarne appunto l'attività. Quello che realizza a Prato in realtà non è diciamo, un forno, un impianto estremamente innovativo. Lui realizza queste quattro forni Reisiger che aveva già realizzato qualche anno primo a Berceto, in provincia di Parma, dove esiste uno stabilimento gemello ancora oggi esistente, ancorché mancante di due ciminiere. Il sistema dei forni Reisiger era un sistema basato sul caricamento di questi forni dall'alto, della marna alternata a carbone, a cui poi veniva dato fuoco e via via che la marna cuoceva calava verso il basso. Gli operai poi lavoravano ai vari livelli aprendo delle griglie che facevano via via precipitare la marna verso il basso attraverso delle passerelle che erano su delle putrelle metalliche intorno ai forni. Intorno ai forni poi esisteva anche un paramento di legno per proteggere gli operai durante le stagioni invernali, le stagioni più fredde. E la marna veniva scavata appunto dalla montagna in questi 6 km di gallerie circa che poi furono realizzate durante tutta l'attività, e veniva portata ad un piazzale a livello dei forni attraverso dei vagoncini Ducaville che salivano e scendevano proprio in virtù del fatto che uno era carico e l'altro vuoto, e quindi non esisteva una meccanizzazione, una motorizzazione del sistema. Poi, arrivati sul piazzale principale in prossimità dello stabilimento, esisteva una sorta di passerella di cui sono ancora presenti i grandi piloni in laterizio, e da questi, diciamo con un sistema quasi naturale, senza dover sollevare nessun materiale, veniva appunto caricato nei forni. Intorno agli anni 30 Marchino rinnova completamente questo impianto
costruendo un impianto più performante, più moderno, ovvero il cilindro rotante. Per realizzare questo cilindro rotante avrà necessità di creare una specie di costruzione che lo contiene, e per questa costruzione chiamerà la società di Poggi e Gaudenzi, che lavoravano attivamente sul territorio della provincia di Firenze nella costruzione appunto del cemento armato. A questa società vale la pena di richiamare il fatto che vi avesse lavorato anche il giovane Pierluigi Nervi, che poi nel frattempo aveva aperto una società autonoma. È proprio uno dei motivi principali per cui Marchino si posiziona in questa zona, perché oltre ovviamente alla presenza della Marna esistevano anche dei mercati importanti per la vendita di quello che era il prodotto principale, ovvero il cemento. Infatti sono gli anni in cui il cemento armato ha la sua massima espansione, non ci dimentichiamo che era nelle vicinanze di Prato, dove tutti gli imprenditori stanno avvicinandosi a questo nuovo materiale, e quindi le nuove fabbriche verranno tutte costruite in cemento armato. Ma poi ci saranno altri due episodi piuttosto importanti, che sono legati alle opere di regime. Sono quelli gli anni in cui si sta costruendo la direttissima, ovvero la ferrovia che passava attraverso l'Appennino, e quindi con necessità enormi di cemento per costruire le gallerie. E soprattutto nel 1932 si inaugura un'altra importantissima opera del regime, che è l'autostrada Firenze-Mare. Vale la pena ricordare che, a parte le gallerie, i viadotti ed altro per cui era necessario il cemento, ma anche la stessa, superficie dell'autostrada al tempo non aveva l'asfalto, ma era fatta tutta in cemento, e quindi servono quantità enormi di cemento. Marchino quindi ha l'espansione della sua attività fino al punto di acquistare e rilevare un altro cementificio, che era il Cima di Settimello, dove fa costruire anche qui un nuovo forno rotante. Purtroppo, come tutte le attività imprenditoriali, anche questa subisce i disastri della guerra. Infatti i tedeschi, in ritirata, si premurarono di distruggere tutto ciò che poteva, diciamo, favorire l'eventuale ripresa dopo la guerra, e quindi minano il forno rotante e anche i forni Reiser, anche se gli interessavano meno. E purtroppo il forno rotante ebbe danni gravissimi e non fu mai più riattivato, e dopo guerra fu riattivata solo per qualche anno i quattro forni Reiser, ma poi via via l'attività andò diminuendo, potenziando solo lo stabilimento di Settimello, che ancora oggi è attivo, e quindi i Marchino si affrancarono da questa realtà pratese, finché diciamo, tutto il complesso della macine, conosciuto oggi come ex Marchino, fu definitivamente abbandonato, e tutt'oggi vive in uno stato di abbandono in attesa di un recupero che stava per arrivare quando una società lo aveva acquistato, ma poi il fallimento anche di questa società ha interrotto nuovamente il suo recupero.